Allora, oggi prepariamo una torta salata e una vera e propria ciambella. Addirittura io l'ho fatta col buco in altre occasioni. Oggi utilizzerò una teglia trasparente rettangolare. A differenza di una ciambella salata, anziché, così come potremmo mettere, non so, delle noci, dell'uvetta, pasta, in questo caso, in questa ciambella metteremo dei piselli nel mio caso, voi potete usare un'altra verdura, del tofu a cubetti, ho fatto un soffritto, al posto del dado io ho messo un po' di salsa di soia, voi potete mettere anche o solo un po' di dado vegetale in polvere e ripeto anche altre verdure eventualmente. Io ho già fatto, ripeto, un soffritto di sedano, carote e cipolla, ho usato dei funghi freschi, dimenticavo, e ripeto, piselli e tofu a cubetti. Lasciamo soffriggere un po', con poco poco olio. Ecco, abbiamo soffritto abbastanza. Ora spegniamo il fuoco. Volevo dirvi che io, oltre al soffritto, naturalmente potete mettere un po' di dado vegetale in polvere. Nel mio caso ho usato un po' di salsa di soia al posto del dado, oppure un po' di tutte e due le cose, poco perché comunque saleremo un po' anche l'impasto, che adesso andremo a vedere. Spegniamo il fuoco e lasciamo riposare. Allora, adesso prepariamo l'impasto. Mettiamo dentro un'ampia ciotola, un vasetto di yogurt bianco di soia, due vasetti di grano o parmigiano grattugiato, io faccio quello vegano, che non è altro che mandorle tritate, sminuzzate insieme a un po' di sale. Tre vasetti, per vasetti intendiamo quelli dello yogurt, usate quello come misura. Tre vasetti di farina 00, un vasetto di olio di semi di mais, due uova che io sostituisco con questo prodotto no egg, una bustina di lievito per torte salate, erbe aromatiche a scelta, io ho messo un po' di erba cipollina e un po' di curcuma, un po' di olive sminuzzate, come vedete che si aggiungono al preparato che adesso andremo a mettere insieme al resto e un pizzico di sale. Adesso mescoliamo l'impasto. Se l'impasto si presenta troppo duro, come nel mio caso, aggiungete almeno mezzo misurino di acqua, sempre il famoso vasetto dello yogurt. Lo riempite per metà di acqua. Andiamo avanti a impastare. Quando raggiungiamo la giusta consistenza, possiamo prendere il nostro ripieno e versarlo all'interno della coppa. Che bontà! Adesso andiamo a oliare e infarinare una teglia. Ecco qui, pronta per Yoga Network TV. Adesso con le mani unte di olio andiamo a livellare il tutto prima di infornare. Ecco fatto. Adesso dobbiamo mettere in forno a 180 gradi per almeno 40 minuti. Eccolo pronto il nostro piatto. Ora potete farlo raffreddare, tagliarlo a fette e servirlo con una bella insalata fresca e magari una fresca salsa di yogurt vegana. Proprio ieri su Radio Yoga Network ho dato una ricetta di una salsa come quella. Buon appetito!